I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buona mattina e buon 22 gennaio a tutti quanti voi, ben ritrovati. Beh, un appuntamento come sempre imperdibile quello di quest'oggi. Vado subito a salutare Lio. Ciao Lio, buongiorno a te. Ciao Ciao. Arianna, buongiorno, buona giornata a te, buona giornata a tutti coloro che stanno seguendo Casalotto da 7 Gold. Come va? Come state? Beh, ci auguriamo assolutamente molto bene. Partono le dirette di questo martedì 22 gennaio. Oggi giornata importante, oggi giornata particolare perché siamo in piena giornata d'estrazione. Quindi attenzione perché tutti voi avete delle possibilità assolutamente importanti e la possibilità è quella di aggiornare i numeri chiaramente validi quest'oggi. Perciò io andrò subito in redazione per favorire anche gli amici e le amiche che magari potranno seguire Casalotto solo 5 minuti, solo 10 minuti e vorranno avere un'informazione. È chiaro che poi avremo tutto il tempo, tutta la giornata di parlare di altre cose, di dare le nostre notizie, ma ora attenzione perché noi ci dobbiamo assolutamente dedicare all'ultimo minuto di quest'oggi, un ultimo minuto veramente molto interessante, dove ancora una volta voi avrete la possibilità di avere lo speciale 9, figura 9 e attenzione perché io con Marco abbiamo preparato veramente il meglio in pochi numeri in una chiamata e allora vi dico per la prima volta seguitemi di là in redazione, grazie. Molto bene, signori, attenzione perché abbiamo questo portale assolutamente importante, ovvero l'8934 9434 al costo di 1,50 euro a minuto da rete fissa, 1,80 euro a minuto dai cellulari. Qua avrete l'ultimo minuto valido per l'estrazione di quest'oggi. Oggi è martedì 22 gennaio e alle ore 20 voi avrete la possibilità di seguire appunto in anteprima nazionale le 11 ruote estratte. Ma cosa troverete in questo portale? Beh, io e Marco abbiamo valutato veramente ancora una volta il meglio in pochi numeri, ma assolutamente i migliori, perché abbiamo valutato i due ambiti figura 9. Attenzione, perché questo mese di gennaio è stato un mese assolutamente importante per quanto riguarda la figura 9 e oltretutto abbiamo centrato addirittura due terni secchi e svariati ambi. Attenzione, perché abbiamo questi due ambi finali, quindi sono due ambi secchi da valutare in ambo secco e poi se vorrete unirli potrete valutare ambo terno quaterna, ma i due ambi sono calibrati proprio per ambo secco. E poi attenzione allo speciale numeretto 9, c'è l'ambo secco principale. Attenzione a questo ambo secco perché già lo abbiamo vinto diverse volte e ritorna in gioco questo ambo col numeretto 9, quindi è un ambo
rimbombo di due numeri alla portata veramente di tutti voi. E poi attenzione, perché abbiamo il terno segreto, il mio terno. Oggi c'è solo questo terno secco, perché nella valutazione tecnica e statistica questo numeretto 9 ha delle possibilità altissime di uscire appunto con i numeri di lotto segreto. E allora io ho costruito un semplice terno alla portata di tutti voi, e avrete la possibilità in questo martedì mattina già di entrare all'8934 9434, di avere quindi questo speciale. È chiaro, signori, che se voi volete solo uno o due ambi, magari volete solo un ambo secco, bene, entrate, e proprio il primo ambo sarà l'ambo di figura 9, sono due ambi di figura 9, ne volete giocare uno, bene, attenzione, ascolterete un ambo, chiuderete la chiamata e automaticamente avrete risparmiato sul costo della chiamata, perché meno sarete in linea più risparmierete. E allora, signore, attenzione, ultimo minuto valido quest'oggi, 8934 9434 tasto 3, 1,80 euro minuto dai cellulari, 1,50 euro minuto da rete fissa. Entrate ed ascoltate l'informazione che vi interessa, via con le vostre chiamate. Che bello è parlare al mattino con te, è bello ogni giorno di più, bambolino dagli occhi blu. Che fuoco è la luce che illumina te, e splende ogni giorno di più, bambolino dagli occhi blu. Il nome tuo, oh no, io non dirò, così segreto per sempre sarà. Perché in amore, oh sì, questo io so, poco si dice e molto si fa. Dua chihuahua, che gioco è ballare nella notte con te, girando ogni istante di più, bambolino dagli occhi blu. Che sogno è dormire abbracciato con te, nuotando fra le stelle su e giù, bambolino dagli occhi blu. Il nome tuo io non dirò, così segreto per sempre sarà. Perché in amore tu, questo io so, poco si dice e molto si fa. Dua chihuahua, dua chihuahua, che mondo è e molto si fa, poco si dice e molto si fa. Che bello è parlare al mattino con te, è bello ogni giorno di più, bambolino dagli occhi blu. Che fuoco è la luce che illumina te, e splende ogni giorno di più, bambolino dagli occhi blu. Il nome tuo, oh no, io non dirò, così segreto per sempre sarà. Perché in amore, oh sì, questo io so, poco si dice e molto si dice. Andiamo adesso a vedere una regola del bon ton, ma anche una regola della cucina, per quanto riguarda il sale.
sale, come ben sappiamo, non va mai usato troppo generosamente in cucina perché non fa bene alla pressione, ma nemmeno va troppo evocato a tavola durante un pranzo. Le regole del bon ton infatti vietano di chiederlo durante un pranzo per non offendere la padrona di casa. Chiedere il sale infatti equivarrebbe a dire che la pietanza è insipida. Eh sì, assolutamente sì, hai detto bene Arianna, quindi questo è assolutamente una regola di bon ton, quindi è chiaro che comunque in una cena tra amici, in una cena spartana si può anche chiedere il sale quando sei al ristorante se non è già sul tavolo, ma quando è una cena importante, quando è una cena coi fiocchi o un pranzo con i fiocchi, bisognerebbe evitare appunto di chiedere il sale perché vuol dire che comunque le pietanze sono sciapite e di conseguenza sono saporite e va aggiunto un po' di sale per renderle un pochettino saporite. Esattamente, questo vuol dire che la cuoca o la padrona di casa si è dimenticata il sale ed è una cosa assolutamente molto fastidiosa perché dimenticare il sale comunque anche nella cottura di una pasta è una cosa che comunque rovina il piatto e di conseguenza bisognerebbe far finta di niente. Ecco sì, poi non bisogna abusarne assolutamente perché sapete che appunto il sale non fa un granché bene, ma nella pasta io non riesco ovviamente a non metterlo, la pasta va fatta a bollire con il sale, però su tutto il resto, sull'insalata, sulle varie pietanze io ne metto sempre pochissimo e secondo me i miei ospiti vorrebbero chiedere il sale ma non me lo chiedono, ma vabbè, io so che sono un po'... Certo, è chiaro Arianna che comunque ognuno ha le sue abitudini, ognuno magari è abituato a mangiare un po' più salato o meno salato e di conseguenza bisognerebbe trovare la via giusta per quanto riguarda gli ospiti o i commensali. È chiaro che, come tu hai detto, il sale non è che fa proprio bene, ma è chiaro che comunque ci sono delle pietanze che richiedono quel pizzico di sale o quel pizzico di sale in più naturalmente per dare un attimino di sapore, tipo le patatine fritte. Dai, come si fa? Lì ci vuole un po' di sale, tonnellate di sale lì. Alle volte lo mangio però, sì, alle volte però purtroppo si abusa con il sale sulle patatine fritte, però sono tanto buone con il sale che senza sale non sono la stessa cosa. Hai fatto proprio l'esempio giusto, lì non ci si può rinunciare, su tante altre cose invece è solo abitudine, bisogna è vero, tante volte hai detto proprio bene Arianna, per quanto riguarda tante altre cose è solamente semplicemente abitudine perché ci sono dei piatti che comunque si potrebbero anche gustare senza sale o magari con qualche spezia. Anche le spezie sono assolutamente molto importanti per dar sapore a una pietanza e quindi se si può usare un po' meno di sale, beh è chiaro che è semplicemente una cosa salutare. È chiaro che comunque il nostro corpo, il nostro organismo ha bisogno di sale, di poco sale, e quindi dobbiamo dare un po' di sale al nostro corpo. Oh yes! E tra poco parleremo del luogo abitato più freddo del mondo. Ah, che freddo, sento già il freddo. Anch'io, non è il mio posto. E poi arriva, parliamo sempre di freddo, parliamo del meteo, perché ahimè ci ha graziato fino ad oggi con qualche giornata freddolina, ma adesso arriva il grande gelo, quindi ci dobbiamo preparare. Io ci sono delle sciarpe e ho anche dei cappotti che non ho ancora messo perché non ho avuto così tanto freddo. E allora le tirerò fuori. Ed è chiaro, anche perché siamo proprio in pieno inverno in questo periodo e di conseguenza è anche giusto che faccia freddo, perché se inizia a far caldo dopo ce la fa scontare in primavera. Bravo. Come del resto capita spesso e volentieri negli ultimi anni. Esatto. Allora Arianna, andiamo ora a vedere i risultati di questo mese di gennaio, anche perché oramai oggi siamo al 22 di gennaio ed è giusto e doveroso naturalmente vedere un po' ciò che è arrivato in queste estrazioni di questo primo mese del 2019. E allora la redazione di Casalotto ha preparato una carrellata di risultati assolutamente importanti, saranno i Terni che abbiamo centrato
centrato, quindi a ruota o a tutte le ruote, e partiamo proprio dal 21-66-90. Bene, questo 21-66-90 è arrivato interno a tutte le ruote, vediamo proprio la base del 90, e proprio in quell'occasione avevamo centrato anche ben due ambi con il 90, il 21 con il 90 e il 21 con il 9, ma li vedremo dopo. Sempre in questa estrazione alla ruota dell'8 di Torino arrivò il terno 20-52-86, un fantastico terno secco. Qua molte persone a ruota avevano puntato anche un euro e mezzo, quindi vuol dire vincere tanto con tre numeri secchi assolutamente importanti per quanto riguarda l'otto segreto. Ma andiamo avanti, perché Lio e Marco vi parlavano poi della figura 9, e questo 27-72-90 è un terno secco di figura 9. Beh, un euro sull'ambo e un euro sul terno, quindi il minimo, vuol dire aver vinto quasi 5.000 euro con tre numeri di figura 9, 27-72-90. Ma attenzione, perché sempre in quell'estrazione e sempre alla ruota dell'8 di Venezia, qua avevamo centrato il terno a tutte le ruote, 27-73-90 a tutte le ruote, va bene un terno, perché è comunque sempre un terno secco. Ma andiamo avanti, il ritorno della figura 9, proprio settimana scorsa, 36-72-90, altro terno martedì sera alla ruota dell'8 di Napoli. Noi avevamo dato questa figura 9 a Palermo e tutte le ruote, e io voglio far notare che ancora una volta il 36-90 è arrivato, pensate, per la quinta volta. Quel 36-90 ve l'avevamo dato appunto il 22 di dicembre, era l'ambo del presepe, e signori, attenzione, è uscito 5 volte. Bellissimo questo ambo, e in questa occasione vedete abbiamo il 36-90 e questo terno a tutte le ruote. E poi signori, attenzione, perché la figura 9 e soprattutto il 90 diventano assolutamente importanti, soprattutto imperdibile per quest'oggi. Ma c'è stata sabato sera una condizione importantissima, una condizione rara, perché io e Marco abbiamo rintracciato a ruota unica, pensate, non un ambo ma un terno di somma 90. E allora attenzione, perché la ruota dell'8 di Palermo è una ruota importantissima per quanto riguarda il 90. Abbiamo valutato solo due ambi e un terno secco, e allora vi dico, seguitemi in redazione per questa informazione importantissima, venite con me, grazie. Già ieri pomeriggio e ieri sera abbiamo parlato di questo terno di somma 90, di questa condizione esemplare alla ruota dell'8 di Palermo, perché la 25-35-30 è una condizione importante, una condizione rara di somma 90. Non in tutte le estrazioni arriva un terno di somma 90, e visto che la ruota dell'8 di Palermo ha dato questo terno di somma 90, attenzione, perché il 90 sta per arrivare a Palermo. Palermo è una ruota importantissima per il 90, anche perché valutando il 90 con frequenza e ritardo alla ruota dell'8 di Palermo, bene, attenzione, perché dopo questa condizione lo dobbiamo assolutamente valutare con pochi abbinamenti. E in effetti io e Marco abbiamo valutato unicamente due ambi secchi, quindi sono due ambi di due numeri a Palermo e un terno secco. E allora signori, attenzione, perché 90 a ruota unica, dalla condizione rara del terno di somma 90, Palermo conferma due ambi secchi e un terno secco, condizione rara. Quindi ancora una volta vi diamo pochi numeri, ma i migliori in assoluto in fase di sfaldamento alla ruota dell'8 di Palermo. E allora signori, pensate, condizione unica e
rara per il 90, questo numero che ci piace tanto, quindi ancora una volta una traccia super ristretta, pensate sono solo due ambi, un terno secco e solo alla ruota dell'8 di Palermo. E allora fate vostra questa informazione ottima per stasera tramite il portale 895-095, ripeto 895-095, tasto 3. Signori, tutto sul 90, solo a Palermo, valutate attentamente questo ottimo portale. Record gelato, ma non il gelato quello che si mangia, ma il gelato nel senso il posto più freddo del mondo. E se siete freddolosi, ecco, questa notizia proprio non fa per voi. Paolo Venturini ha percorso 39 chilometri a 52 gradi in 3 ore e 54 minuti. L'atleta italiano ha sfidato il gelo di Oimaikoni in Russia, sembrava più giapponese, ma vabbè, il luogo abitato più freddo del mondo. Che freddo che fa, meno 52 gradi, ma come si fa a stare? Sì. Ci si abitua assolutamente con tantissimi accorgimenti, perché comunque ci sono molti posti veramente sperduti, molti villaggi che sono appunto molto freddi, raggiungono il record dei meno 40, dei meno 50, ed è chiaro che comunque le popolazioni di quei paesaggi, di questi villaggi sono
abituate a questo freddo ed è assolutamente per loro una cosa abbastanza normale, mm-hmm. abbastanza naturale. Ma comunque complimenti a questo atleta Paolo Venturini, perché non è da tutti correre a meno 52 gradi, ce l'ha fatta e ovviamente tanti complimenti. Pazzesco. Poi italiano, sì. Un nostro sportivo. Meteo, tra poco arriva il grande freddo, come vi abbiamo detto un pochettino prima, quindi preparatevi per non ammalarvi, quindi copritevi bene e dopo leggiamo la notizia, perché abbiamo ancora appunto questa notizia da scoprire. Assolutamente sì, ora dobbiamo accontentare altre persone che prima non ce l'hanno fatta ad avere questo ultimo minuto, un ultimo minuto veramente importante, un ultimo minuto veramente interessante, perché vi permette di avere il meglio con poche combinazioni. E infatti avrete i due ambi di figura 9, ottimi questi due ambi secchi, e lo speciale numeretto 9 con un ambo secco e un terno secco. Vado in redazione per l'ultima possibilità in questo martedì mattina e allora vi dico seguitemi, grazie. Molto bene, attenzione, perché è l'ultima possibilità in questo martedì mattina tramite il portale 89349434, ripeto 89349434, tasto 3. Attenzione, perché avrete un'informazione unica legata al 9, figura 9, e infatti abbiamo due ambi secchi di figura 9. La figura 9 è assolutamente importante, quindi attenzione, perché questi due ambi secchi saranno da valutare molto bene alla ruota di Genova e alla ruota di Torino. Attenzione al secondo ambo, perché questo secondo ambo diventa importante. Nello stesso servizio, quindi con la stessa chiamata, avete anche lo speciale ambo secco col 9. Questo ambo secco è un po' un cavallo di battaglia di Lio e di Marco, perché è importantissimo questo ambo ed è in fase di sfaldamento. E poi attenzione al terno segreto. E adesso vediamo alla ruota del Lotto di Palermo il 9-18-81. Vedete che questo 9-18-81, ora della fine, è un terno segreto da questo terno secco. Il 18-81 era arrivato proprio come ambo senza il 9, altrimenti era un terno, ma l'indicazione del 9 di figura 9 con l'ambo secco principale e il terno segreto appartiene appunto a questa traccia assolutamente importante. E quindi in questo portale c'è anche l'otto segreto, perché è chiaro, in questo ultimo minuto, in questa chiamata unica, avrete veramente il meglio di Lio e di Marco. E allora, signori, attenzione, tutti potete entrare da rete fissa e dai cellulari nel portale 89349434. Ascoltate l'informazione che vi interessa, chiudete la chiamata e automaticamente già avrete risparmiato. Via con le vostre chiamate, è importante questa condizione dell'ultimo minuto, perché è valida proprio per il concorso di quest'oggi. I'm gonna hang around in my shoes. I got to keep busy my smart mind. That is a lonesome and so loose. We'll be right back.
Arriva il grande freddo, preparatevi, prendete sciarpe, cappotti, cappotti più pesanti, bei golf di lana grossa, perché proprio da domani e mercoledì impulso polare sì, sull'Italia, prevista neve a Roma, pensate un po', temperatura in caduta libera, un intenso impulso polare, si chiama così, si metterà in moto direttamente dalla Groenlandia verso le isole britanniche, Francia, parte della Spagna, tuffandosi poi su Italia e Mediterraneo centrale. Un simile affondo darà vita a un ciclone mediterraneo responsabile di ondate di maltempo sull'Italia, specie centro-meridionale, con pioggia, venti di tempesta e neve a tratti a quote basse su alcune regioni. E ovviamente il freddo non lo sopporto, non mi piace e sono una molto freddolosa, ma ti dirò che sono contenta, perché l'inverno è inverno, bisogna che faccia freddo, così poi ci godiamo la bella primavera, come hai detto tu, perché sennò poi le ripaghiamo dopo, eh? Beh, chiaro, Arianna, anch'io non sono un tipo che amo il freddo, assolutamente no. A me piace molto il caldo non lo soffro, soffro molto il freddo, non mi piace, ma siamo in inverno, è giusto che comunque faccia il suo freddo. Ma sai cos'è, Arianna? Che comunque ultimamente siamo abituati proprio a passare, a parte in questa sporadica situazione, per esempio dal caldo al freddo o dal freddo al caldo, senza più la stagione di mezzo, e di conseguenza ci sono questi sbalzi climatici che comunque non ci fanno star bene, ci fanno ammalare, non fanno abituare il proprio corpo comunque al cambiamento di clima, al cambiamento di temperature. È chiaro che comunque l'inverno, in inverno deve far freddo, e come tu hai detto, Arianna, se fa freddo in inverno magari riusciremo ad avere una primavera un po' mite, non freddolosa e magari non troppo piovosa, ma è chiaro che comunque fino al giorno d'oggi non ha fatto quel grande freddo, a parte qualche giorno nel mese di dicembre, e quindi se arriva questo freddo così forte naturalmente ci dobbiamo abituare per i giorni che farà freddo, ed è chiaro che comunque ci dobbiamo coprire, dobbiamo prendere degli accorgimenti assolutamente importanti per non ammalarci. Beh, per esempio quest'anno non ho ancora usato i guanti, se non qualche mattina molto fredda, quando uscivo di casa molto presto, allora lì li ho usati, e anche la macchina era tutta bella ghiacciata. Se no, non gli altri giorni assolutamente no, sto benissimo senza guanti, la macchina non è per niente congelata, sarà che arrivo tardi magari la sera e esco presto la mattina e quindi non fai tempo a ghiacciare, però sì, devo dire che ma non li ho mai utilizzati. Infatti è vero, ci sono stati comunque pochi giorni, io mi ricordo anni fa che comunque l'inverno si faceva veramente tanto sentire, era un inverno davvero tosto e faceva veramente tanto freddo, tanto freddo, non questo freddo sopportabile come è successo fin d'ora. È vero, è vero. Quindi preparatevi, vi abbiamo avvisato, prepariamoci anche noi e adesso andiamo di là in redazione per l'ultimo consiglio della mattinata. Assolutamente sì, è un consiglio importantissimo, il consiglio legato al numeretto 5 e all'88, e allora vi dico seguitemi, perché questi due numeri sono assolutamente importanti e validi per il concorso di quest'oggi. Venite con me, grazie.
Ecco che abbiamo l'ultimo portale di questo martedì mattina, è l'89-22-77, ripeto 89-22-77, dopo il tasto 3 voi avrete lo speciale 88, un 88 importantissimo alla ruota di Bari e nazionale, perché la 26-62, la condizione del 26-62 è la conferma di questo 88. E allora signori, attenzione, imperdibile, anche perché Marco ha valutato questo 88 unicamente con un ambo secco e un terno secco. Sapete che è veramente esperto per quanto riguarda l'88 e Bari Nazionale attende l'88 un ambo, un terno nella condizione del Torino Venezia. Allora signori, questa è storia vecchia, spesso e volentieri vi abbiamo anche spiegato questo metodo in diretta. La somma dei terzi estratti conferma il numeretto 5. Attenzione, perché il Torino-Venezia è un metodo importantissimo di Dio e di Marco, ve lo abbiamo spiegato in diretta diverse volte, e con questo numeretto 5 c'è un terno secco, un terno importantissimo a Torino-Venezia. E allora attenzione, 88 un ambo e un terno secco e lo speciale numeretto 5 per stasera, quindi dalle nostre tecniche, il miglior terno secco. E ancora una volta, pochi numeri, in assoluto i migliori, tramite l'89-22-77. Chiamate adesso per avere questa traccia importante, valida quest'oggi. Tu sei l'ora in cammino, amica del mattino, il tempo di ogni giorno, casa a cui ritorno. Tu sei l'acqua marina, il verde di collina, la luce di ogni sera sarà sempre vera. È la voce, tu sei di tutti i giorni miei, pensieri che via mi porterà. Tu sei quella aspettata, la donna ritrovata e sempre bella attesa, bellissima sorpresa. Tu sei madre di pace, sorriso che mi piace, mio bosco, mio giardino. Ci vediamo questo pomeriggio, come sempre lo sapete l'appuntamento è per le 14.30, sempre qui su 7 Gold per prepararci all'estrazione di questa sera che avverrà alle ore 20, sempre qui ovviamente su 7 Gold, sempre con noi, con Casalotto e con la bella estrazione che ci aspetterà tra qualche ora. Ciao Leo, buona mattina a te e buon pomeriggio. Grazie Arianna, grazie a tutti voi che avete seguito ancora una volta Casalotto in questo primo appuntamento della giornata. Alle ore 14.30 ripartirà la diretta, quindi sarà in effetti l'ultima diretta prima dell'estrazione di quest'oggi. Vi aspettiamo, continuate a chiamare i nostri portali per aggiornare i numeri. A dopo, ciao a tutti voi, ciao.